Salvate, vicari! Non seguite l'esempio di questa generazione corrotta! Questa generazione adultera! Questa generazione dominata dai vizi, dal peccato, dalla sensualità! Una generazione dominata dall'immoralità, dalla fornicazione, dalla prostituzione, dalla pornografia, dal peccato! Salvatevi da questa perversa generazione! Questo è il messaggio che predicavano gli apostoli. Perché molti oggi non predicano questo messaggio? Voglio dire, nell'amore del Signore, non fatevi ingannare dalle menzogne delle false religioni, cominciando dal Vaticano. Non fatevi ingannare dal Vaticano coi suoi molti idoli, coi loro vitelli d'oro. Cari, noi dobbiamo conoscere il Signore in verità. Alleluia! Colui che è morto per noi su quella croce, il Figlio di Dio, il Nazareno, il Messia, il Re dei Re, colui che si fece uomo, essendo Dio, ragazzi, essendo Dio, Cristo si fece uomo per salvare noi, che eravamo miseri peccatori. Quale grande amore, quale grande dimostrazione dell'amore e della misericordia di Dio. Leggete, noi non meritavamo il perdono, noi non meritavamo questa grande salvezza, è per questo che nella lettera agli ebrei è scritto: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Come potremo sfuggire dalla distruzione, dalla perdizione, dall'inferno, se trascuriamo una così grande salvezza? Ti voglio dire, ti vogliamo dire questa sera, non trascurare questa grande salvezza. Chiavarese, donna, uomo che sei, non trascurare questa salvezza, non pensare dentro di te, ma io sono giovane, mi devo godere la vita, mi devo divertire, devo gustare i piaceri di questo mondo, chissà, più avanti mi convertirò, sono troppo giovane. Non dire questo, noi dobbiamo seguire la retta via. Ragazzi, ascoltate ancora questa sera questa parola che viene da Dio. Cari, io umanamente non ho la forza di predicare, è lo Spirito del Signore che ci dà la forza per dirti che Gesù Cristo ti ha tanto amato, che è morto per te sulla croce. Tu non lo meritavi, neanch'io lo meritavo. Sapete cosa meritavamo noi? Meritavamo la morte, meritavamo la condanna, il giudizio. Dio ci ha tanto amato, alleluia, alleluia, alleluia. Lui è venuto in questa terra ed è morto per noi, si è preso i nostri peccati, si è preso su di sé le nostre iniquità, le nostre infermità, le nostre debolezze, le nostre maledizioni. Cari, per questo che Giovanni Battista gridava e diceva: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ancora oggi lo vogliamo dire: Gesù Cristo è l'agnello di Dio. Amen. Che toglie il peccato dal nostro cuore. Alleluia. Ma noi ci dobbiamo pentire. Ti voglio dire, il pentimento è un atto di una decisione personale. Ognuno di noi ha la responsabilità di pentirci. Alleluia. Siete intelligenti, lo state capendo questa parola, cari? Ognuno di noi ha il compito di pentirci e di chiedere perdono all'Eterno in Dio. Forse mi dirai: predicatore, perdono di che cosa? Perdono di cosa? Perdono dei tuoi peccati. Perché tu e io siamo peccatori, abbiamo bisogno del perdono del Signore. Alleluia.